Spider-Man. Attaccate! Fuoco a volontà! Ah, quelle armi pesanti sono per me! Ehi! Si trasforma in un robot! Oh, per me! Grazie, Sable International! Sable in attesa di aggiornamenti da Museum Mile. Abbiamo fermato alcuni civili radunati senza autorizzazione. Procediamo con interrogatori e arresti. Bene. Ehi, sapete che siete voi i cattivi qui!
Dovevo fidarmi di Sable. Ha passato il segno. Ecco il bacino. Non vedo scoglio. Diamo un'occhiata da vicino. Se fossi un mercenario travestito da scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Dannazione, cosa mi hai iniettato? Wow, ma che... è un mare di veleno. Non può essere. Non può essere vero. Sarà il veleno, ma non posso rischiare. Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato. Ok, qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Scorpio non si è risparmiato. Neurotossine allucinogene. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto di Eclipta Alba dovrebbe fare al caso mio. La serra della ISU è vicina. Speriamo sia stagione. Ok, il veleno è male. Avrei dovuto immaginarlo. La serra, finalmente! La serra... dovrebbe esserci l'Eclipta Alba. Ecco! Non preoccuparti. Dov'è finita? È reale o immaginario? Forse entrambe. Doc? Solamente l'effetto delle allucinazioni. Ma puoi farcela, Parker. Doc, sembri... Ero prima che l'interfaccia neurale mi attaccasse alla mente. Le ossessioni mi tormentavano anche a me. L'interfaccia mi permetteva di avanzarmi adesso. Sistemerò tutto. Anche te. Credimi. È pronto ad assumerti la responsabilità, persino nelle situazioni più disperate.
Quante volte il tuo incrollabile ottimismo mi abbia aiutato a superare i momenti bui. Manca la forza. Mi spiace tanto. Mi spiace tanto. Sì, Jerry. Mi spiace. Eppure non hai fatto nulla per impedirlo. Viene da chiedersi quali siano le tue priorità. Quella è l'eclipta alba. Questo numero. Sempre queste domande banali. Non chiederti come ho fatto a chiamarti. Chiediti piuttosto se questa conversazione non sia l'ultimo febbrile sussulto del tuo cervello. Reale o meno, neutralizzato il veleno, verrò a prenderti, Mac. Risettino fa la voce grossa. Divertiti con gli elefanti. Con la stazione di ricerca. Serve quella turbina. Devo entrare nel laboratorio. Ecco la turbina. La turbina è svanita. Non di nuovo. Sei in ritardo. Come eri in ritardo per aiutarmi? Questo non sei tu, Doc! Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene! Mi spiace. Troverò il modo di aiutarti. Te lo giuro! Smettila di ingannare te stesso! Tu non aiuti mai nessuno. Non sei vittima del veleno. Tu sei il veleno. Chi ti tocca soffre. Non fuggire! Lasciami provare! Io non voglio nulla da te! Sei un... Sei un fallito. Nella vita, in amore, sul lavoro. Porti solo sciagura! No! Aspetta! Non mi rassegno con te! Ti prego, parla con me! Posso aiutarti! Trattandomi come tutti gli altri, limitandomi, soffocandomi. No, il mio genio dovrà brillare di luce propria. Ti ho visto, Peter. Prendevi appunti, rubavi le mie idee, una serpe in seno. Pensare che ti confessavo. La turbina! Ora ho la turbina. Non resta che miscelare l'antidoto. Momento di tornare al laboratorio. Ancora dei nostri? Sono quasi guarito. Mi spiace rovinarti i piani. Stai sereno, ragno. Le sorprese non sono affatto
finite. Ci rivedremo presto, molto presto. Contaci. Non si lascia picchiare. Non sarà così semplice. Semplice? Sei tu il veleno che tenta di distrarmi, ora lo so. Fatti sotto! Si deve avvicinare. Il mondo sarebbe un posto migliore senza di te, e tu lo sai. Devo sbalanzarmi di lui in fretta. Ok, non ne restano molti. Fai soffrire se stai intorno. È come con il troll su internet. Ne elimini uno e ne spunta un altro. Fuori un altro! Se fossi stato tuo zio, anch'io mi sarei fatto sparare. La mia voce interiore è diventata aggressiva. Ancora uno! Hai mai notato che Mary Jane è più felice quando non ci sei? Rifletti. Spero sia l'ultimo. Non mi reggo più in piedi. Sì, ecco gli strumenti. Finalmente. Forse ce l'ho fatta. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. Forse dovrei mettere dei vestiti. Molto meglio. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto. Tutti i miei ricordi qui. Doc è l'uomo più intelligente che conosca. E forse il più pericoloso.
Me l'ha fatta sotto al naso. Aveva già previsto... L'interfaccia neurale sta esacerbando la furia di Doc. Potrebbe non riacquistare il controllo. Doc non si è limitato a rinforzare le braccia, ma le ha trasformate in armi. Sono ancora mezzo stordito. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Buon pretesto per uscire di pattuglia. Qui comando, a che punto siamo con Union Square? APC Foxtrot rapporto, siamo sulle tracce degli evasi. Nonostante abbia pensato di lasciare che Sable e i detenuti si eliminassero a vicenda, sì, forse sì. Meglio per me. Deve esserci un'offerta in corso! Picchia un agente, altri 10 in regalo! La città è appena appena più sicura. Bel lavoro, me. Ok. Ora dovrei pensare a Scorpio. È dall'incendio che mi vado a trovare zia me. Posso concedermi una veloce sosta alla vista. Questione etica piuttosto spinosa. Quando è che si può voltare le spalle a un altro? Oh wow, Pete. Ti riferisci a Otto? È così evidente. Beh, sì, ed è anche comprensibile. Il sperato generoso di sani principi vorrebbe dirti mai.
I veri amici non si arrendono di fronte a nulla, ma dopo quello che ha fatto Otto, non lo so, Peter. Forse devi solo capire se l'Otto Octavius che conoscevi esiste ancora, o se è mai esistito in effetti. Già. Beh, grazie, Mbe. Devo ancora metabolizzare la questione. Chiamami quando vuoi, Pete. Io ci sono sempre. Qui comando Sable. Attendiamo aggiornamenti dalla Bowery. Abbiamo fermato un gruppo di agitatori. Saranno denunciati come da protocollo. Non lascerò che la Sable tormenti degli innocenti. Spider-Man è questo qualcosa, lasciate tornare. Dovevo fidarmi di Sable. Ha abbassato il segno. Thank you, James. You're okay, my boy.